Ciao a tutti e benvenuti alla ricetta di questa settimana. Oggi vi presento una ricetta molto veloce ma tanto buona, pollo alle mandorle. Come ingredienti abbiamo 600 g di petto di pollo, mandorle spellate, mezza cipolla, aglio e zenzero tritato. Tagliamo la cipolla in cubetti. Poi separiamo i cubetti di cipolla a mano così. Tagliamo anche il petto di pollo in cubetti. Poi mariniamo con un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di salsa di ostriche, un po' di aglio e zenzero tritato. Mischiamo bene e lasciamo marinare per almeno mezz'ora. Trascorsi 30 minuti, aggiungiamo 2 cucchiai di fecola di patate per rendere ancora più morbido il pollo. In una padella calda versiamo circa 2 cucchiai di olio di semi. Appena l'olio diventa caldo, mettiamo le mandorle. È molto importante soffriggere appena le mandorle, così saranno più profumate e croccanti. Ora le mandorle si sono colorate un po'. Li prendiamo e mettiamo da parte. Fuori da fuoco, le mandorle continuano a colorarsi un altro po', quindi è meglio che le togliamo adesso per evitare che si bruci e diventi amara. Nella stessa padella mettiamo aglio e zenzero tritato, i cubetti di pollo e cuciniamo fino a quando tutti i lati del pollo sono scottati. Non vediamo più il colore rosa della carne cruda. In questo momento possiamo aggiungere acqua bollente a coprire tutti i pezzi di pollo. Poi lo condiamo con un cucchiaio e mezzo di salsa di soia scura, un cucchiaio di salsa di soia chiara e una cosa molto importante, mezzo cucchiaio di zucchero per bilanciare tutto. Circa 5 minuti dopo aggiungiamo anche la cipolla. Aspettiamo un altro minuto in tempo per la cipolla di cuocersi, poi aggiungiamo anche le mandorle. Sciogliamo un cucchiaio di fecola di patate in 2 cucchiai di acqua e la aggiungiamo nella salsa mescolando ininterrottamente. Non c'è una quantità esatta per questo, quindi aggiungiamo poco e in più volte fino a quando si raggiunge la densità desiderata. C'è a chi piace più densa, c'è chi la preferisce più liquida. A me piace così. Siamo pronti a impiattare. Io preferisco servire pollo alle mandorle con del riso bianco. Vi ho già spiegato come si cuoce il riso bianco nella video ricetta del riso alla cantonese. Chi vuole può cliccare sul link nell'angolo destro in alto per vedere. Spero che vi piaccia la ricetta. Ricordati che ogni settimana pubblicherò nuove ricette di cucina asiatica. Iscriviti al mio canale per restare sempre aggiornato sulle ultime ricette. Ciao e alla prossima settimana!